78 documenti storici che ripercorrono la storia del commercio genovese dall'undicesimo al sedicesimo secolo, dall'atto notarile più antico del mondo alla spesa di rappresentanza effettuata per l'accoglienza dell'ambasciatore di Vlad Tepes, noto ai più come il Conte Dracula. Si potranno ammirare dal 30 settembre fino al 5 dicembre nella mostra organizzata dall'Archivio di Stato di Genova nell'ambito dei 70 anni di ALCE, l'Associazione Ligure per il Commercio Estero. Un dato che può rendere l'idea di come l'archivio di Stato di Genova sia importante è quello che se noi prendiamo tutti gli archivi di Stato notarili del mondo in volume di documenti, lo moltiplichiamo per tre, abbiamo fatto il volume dell'archivio di Stato di Genova. Quindi noi abbiamo delle ricchezze enormi, viene esposto in questa mostra un libro di trattati notarili che è il più antico del mondo. Spesso dimentichiamo, perché siamo circondati da troppe bellezze, dimentichiamo l'importanza di quello che abbiamo in effetti. Molti documenti sono stati restaurati grazie ai risultati del progetto Adotta un documento, lanciato a giugno 2008 e che oggi ha consentito ai cittadini e associazioni di adottare 273 unità archivistiche. Per farlo bastano anche 5 euro. I documenti sono di varia origine, normalmente sono documenti che venivano depositati per esempio dai notai o facevano parte della documentazione della Repubblica. Quello che è l'oggetto di attività di questo centro è la documentazione nata dalle origini della Repubblica Genovese fino al Regno d'Italia e quindi arrivano da quello. Poi ci sono per esempio famiglie nobili genovesi che hanno donato i documenti di famiglia che facevano parte di documenti storici e quindi la raccolta si è arricchita moltissimo. Il grosso viene proprio dagli archivi notarili perché i genovesi per qualsiasi cosa facessero avevano bisogno di un notaio che la registrasse.